Eccoci qua ragazzi, benvenuti, benvenuti. Oh, stasera facciamo un'extra live, vai. Te l'avevo promesso, oggi alle 5 abbiamo fatto la consueta live delle 5, appunto. Si chiama live delle 5 perché si fa alle 5. E avevo detto, abbiamo fatto oggi Verbillion, avevo detto che stasera se c'era la possibilità facevo un'altra oretta. E riportiamo avanti Verbillion perché siamo arrivati al giorno 59 se non mi sbaglio, giusto? Sì, e quindi io vorrei portare avanti le cose dato che mi sta anche piacendo come gioco. Dobbiamo arrivare, se non ricordo male, l'impostazione che avevo messo all'inizio a 150 in modalità facile. Ci prendiamo, se riusciamo, ci prendiamo il nostro, mi sembra, 20% che basta per sbloccare la mappa nuova. Precisi, precisi, disci, disci. Però vedremo, perché sto gioco qui è traditore. È infamone pure. Avevamo scoperto da poco la Stone Workshop. E quindi aspettate che mi organizzo un po' le cose, che c'è un po' di casino. Ok, fatto. E avevamo studiato le palizzate di pietra e dobbiamo fare tutto. Il ragionamento di oggi, abbiamo come avete visto, abbiamo preso un bel po' questo pezzettino qua oggi, ci siamo allargati, abbiamo preso questo pezzettino qua. E stavamo ragionando oggi se allargarci o da questo lato qua, però vedete che tutto il terreno arido, c'è questo pezzettino qua verde, più su non so che cosa c'è, anche se c'è del verde, però non so come sono messi a livello di zombie. Qui c'è un po' di oro, qua c'è un po' di oro. Oro ne abbiamo già trovato uno qui che è buono. E siamo a più 370 di oro, che poi andrà ad aumentare quando metteremo la banca, perché è tutto interno a te, ovvio. Ragazzi, aspettate che sistemo un attimo il tablet, così. Ok, secondini. E quindi dicevo, l'oro aumenterà quando metteremo comunque la banca, però anche lì dobbiamo trovare il posto per la banca e insomma tutto quello che ne consegue. Abbiamo messo anche un po' di queste grit balista, però abbiamo appena, diciamo, grazie a questo edificio qua, l'avevamo appena trovato come difesa la Shocking Tower. Che è ottima. Ricordo che poi questo gioco è in accesso anticipato, quindi si aggiungeranno anche altre unità. Ho sentito dire altre, spero anche altri edifici e tante cosette, quindi non è un gioco completo. E non credo che dopo le Shocking Tower c'è altro. Poi non sono riuscito ad arrivare fino in fondo, quindi non lo so. Però il problema di queste Shocking Tower è che sono forti, però vogliono 30 di energia ciascuna, che è tantissimo per 30 unità di energia. Worker 4, che insomma non sono pochi, però le baliste ne vogliono 2 e 2 di energia, quindi vi faccio capire, da 2 a 30 c'è una bella differenza. E poi vogliono 30 di stone e 600 gold. Anche 30 di stone non è poco, noi ne abbiamo stone 39 e facciamo più 13 ogni 8 ore. Da uno stoccaggio di 100, quindi molto probabilmente bisognerà aumentare anche la fornitura di stone, però il problema è che gli worker sono tanti e per fare gli worker bisogna avere tanto spazio.
perché noi ne abbiamo 348 su libri 5, quindi ne servono veramente tanti. E il problema massimale è l'energia, perché noi l'unica cosa, l'unica fonte di energia sono queste mille. Il mille, a parte quello che costa, che comunque anche loro vogliono 300 di gold, quindi altro gold che si va a spendere, però danno poca energia queste mille qua. Ci vorrebbero le mille avanzate. Io ce n'ho una perché grazie ogni tot di coloni arriva un sindaco che ci dà un bonus. E il problema è che io ho una 1000 avanzata, che è questa, che dà 50 di energia, che è veramente buono. Il problema è che io non le posso fare. Vediamo qui se c'è qualcosa. C'è la fonderia che migliora, diciamo, è la ricerca per gli edifici complessi. Praticamente sarebbe, diciamo, il primo miglioramento ce lo avete con dov'è? Dove l'ho messo? Il primo miglioramento ce l'avete con la Wood Workshop, poi il secondo miglioramento ce l'avete con lui, il miglioramento ultimo è con la fonderia. La bank è quello che vi dà più soldi, quindi però va fatta dove ci sono praticamente tutti i cottage, quindi andrebbe fatta, io ce l'ho sparsi, andrebbe fatta qui forse. Forse sarebbe meglio qua, ma non ho posto, vedremo. La power plant sarà che questo, credo sia questo, però il problema è che la power plant vuole l'energy generation steam, combustibile, materiale combustibile. Non vorrei che volesse il petrolio. Il petrolio noi non ce l'abbiamo. E non lo posso ancora ottenere. La Stone House potrebbe essere interessante. Allora, praticamente noi per riuscire a fare queste benedette difese, queste benedette Shocking Tower, dobbiamo praticamente sviluppare tutto. Tutto, perché è tutto combinato. Quindi partiamo con le Stone House, 600 di oro. Mannaggia, 600 di oro. Non c'è un'altra riserva d'oro? Da qualche parte, piccolina, magari mi è sfuggita. Ferro, pietra. Qui c'è un po' di oro, c'era qua prima. Allora, ragazzi, questo gioco qui è un po' bastardino, nel senso che non vi permette molti errori, sia dal fatto strutturale, sia dal fatto delle difese, ma soprattutto dal fatto dell'espansione. Se noi sbagliamo ad espanderci, andiamo in un territorio che non è quello giusto, succede il dramma. Qui c'è del ferro, però c'è una buona parte di, sembrerebbe, di terreno fertile che serve per le farm, perché noi qui nel terreno arido non possiamo fare farm. Però a me mi interessa l'oro. A me mi interessa l'oro. Oh, chi sono questi gobbi qua? E sono tutti gobboni? Che fa? Ah no, sono ranger, ok. Allora, facciamo una bella cosa. Ho anche pochissimi soldati, tutto, aspetta un po'. Io sto facendo questo qui di pietra che va fatto, ragazzi, perché è l'unica salvezza dal prossimo attacco. Abbiamo subito in 60 giorni 3 attacchi. O due. Il primo al 20° giorno. Il secondo al 40° e poi un altro l'abbiamo già subito, perché l'abbiamo subito da poco, che
quindi non so se poi aumenteranno, cioè oltre che aumentare di numero aumentano anche di intensità. Non vorrei che il prossimo fosse tra 10 giorni. Abbiamo pochissime truppe, almeno che ne ho qualcuna sparsa in giro. No, non ho niente, neanche sulle torrettine, c'ho niente proprio. Ha messo una schifezza, ma non è che ce l'ha da qualche parte, magari, no, veramente. Allora, il problema è che anche queste qui mi costano worker, lavoratori, vabbè, gold 120, 240, 300. E come faccio? L'ho finito l'oro, ragazzi. Bisogna, missione, bisogna andare a prendere veramente, veramente l'oro. Io ho già fatto un po' di tentativi su questo gioco, è la prima volta che sto così a secco d'oro. Ma non ho soldati poi, prima volta che non ho soldati così. Te che fai qui tutto solo? Bisognerebbe fare una marea di cecchini da mettere sulle torri. Io ragazzi, non lo so, cioè qua mi sta sfuggendo qualcosa, sento che mi sta sfuggendo qualcosa di critico. Io sono... Mi interessa anche questa foresta qua, perché la foresta serve sia per alimentare la popolazione, ma anche per la segheria. Anche se le segherie sono a posto, perché sono al massimo, la priorità è l'oro. Però siccome sono un maledetto curioso, mi piacerebbe sapere se qui è aperto o chiuso. Oh, non rompe le balle al cecchino, eh. Va bene, dai, è una domanda che ci faremo prossimamente, non ho tempo da perdere. Uè, 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 uè. Ma dimmelo prima! Ma... Possibile che ci vedo così poco? Cioè la distanza è così... Uè! Ragazzi, qui sbagli una cliccata, succede il finimondo, eh. Buono, che l'ha sbrescialato! Qui è chiuso, non ci credo, non mi dica che è chiuso perché sarebbe una cosa fantastica se è chiuso. Non mi dica che è tutto chiuso. No, non, infatti non me l'ha detto. Via, 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 aiuto, aiuto, sbagliato, 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 sbagliato. Ho sbagliato, sbagliato, sbagliato. Via, 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 via. Scendi giù, scendi giù, scendi giù che sei lento come un masso, te. Scendi giù, vai via. Non per fare un errore, ragazzi. Vai, andiamo. Cecchino, sinceramente, è un'unità unicamente da posizione stabile, cioè da metterlo sulle torri e buonanotte, basta. O da stare in base, non è un... Ci mette 3 quarti d'ora a sparare, poi lento come una lumaca. Io qui non so dove andiamo a parare, però, eh. Secondo me sono me molto meglio Ranger che Cecchino. Qui tu poi tutto arido, ragazzi, tutto arido. C'è uno spiazzettino di terreno fertile e poi tutto arido. Roba impressionante. Anche qui molto va a fortuna. E là, Pablo! Per non sbagliare a perdere le truppe basta che alterni clic, posizione tasto rapido per rondare la zona. Sì, delle volte il problema è che delle volte invece di cliccare sullo zombie, clicco magari accanto e mi va sulla zona invece che sullo zombie, capito? Aspetta che arrivo un attimino perché qua ti distrai un secondo, succede il finimondo. Aspetta, aspetta, eh.
E là. Buonasera. Buonasera. No, oggi ho fatto doppia live su Derbilance, eh. Oggi alle 5 stasera. Sta, sta. E quello che intendevo è che per non farsi fregare troppo da qualche zombie, che non lo vedi magari, ho trovato che spammando tasto destro di posizione e l'H, cioè tu spammi H e le alterne, così appena arriva, holda, quindi appena arriva e vede uno zombie, si blocca Ah, e lui ti lascia ho cadere. Quindi capito. già alla massima, al massimo view range, al massimo, come si chiama? Attack range, comincia già a sparare. E si alterna due passaggi, ti viene un'ernia, però capita. No, impossibile. Perfetto, arciere ha già attirato 20.000 di zombie. Nice. Allora, vediamo un po', io qui sono un po' mezzo e mezzo, sono un po' messo me mezzo bene, mezzo male. Perché io, a parte mi manca l'oro, che devo fare le shocking tower. E ci vuole tantissimo. No, a parte mi sono distratto un attimo, ho già ripreso 3.000 di oro. Sì, è buono andare in giro con le truppe a rivelare un po' la zona, intanto l'oro te lo rifai subito. Te che sei? Sto giocando a Verbillon ugualmente? Sì, yes, però ho perso quella partita, l'ho persa. Ma c'è, ti piace, vedo che ti piace, dai. Ci sta, ci sta. Dalla Doom House mi è arrivata un'orda, c'era un muro, mi hanno rato. No. Problema che più i giorni passano più aumentano, capito? Ma te devo dire che se non arrivava l'orda dal coso, avevo già due tipi di torrette, mi arretravo un attimo lì e cioè riuscivo a farcela, sì. Perché è il discorso anche questo, che poi con il tempo cambiano anche le orde. Non sono sempre. Diventano sempre più potenti oltretutto. Ma la foresta man mano diventa più piccola se ci metti su 1.009, No, resta resto sempre la stessa. uguale. Ok. Le risorse non si consumano. Sono più. Oh, Cioè, se sto. te che ne consumi, che ti servono sempre di più e quindi ne va sempre di più, però. Sì, ovviamente. Oh, però. Oh, sono circondato da laghi, va benissimo. Oh, cos'è? Cos'è? Mamma mia, Oddio, qui due aghi, ce zero. n'è abbadilate di questi qui, però, eh. Ok, lì è pieno di zombie, quindi sarà anche qua, giustamente. Giustamente. Prendiamo un po' qua. Allora, fammi pensare un attimino, se io chiudo qua, chiudo questa zona qui, poi dovrei chiudere qui, potrei chiudere qua. Qui sarà aperto. Se io chiudo questo, uno, due, tre. Io potrei fare potrei prendere un territorio immenso, però dovrei chiudere uno, due, tre, quattro, cinque. Su 5 lati. Beh, lei ha truppe per chiuderle. No, truppe ne ho pochissime. Allora ti metti a fare un bel po' di arcieri. Però prendere una zona più larga della mia base attuale. È impossibile che me ne prendi soltanto un pezzo, vero? Devi prendere per forza tutto. No, in realtà bisognerebbe fare un pezzettino alla volta, sarebbe meglio, anche perché più, cioè, bisognerebbe, in realtà questo gioco qui bisognerebbe fare a camere stagne. Cioè, fai una zona Sì, chiusa, poi chiusa. Sì, fai un altro pezzettino, zona chiusa, in modo tale che se te la invadono c'è sempre un, capito? no, ma. C'è sempre un'altra cosa da sfondare. Che Cioè, se le vabbè, fai non ti troppo arriva. larghe, se le fai Non ti troppo arriva larghe poi ti alle entrano e è finita.
non ti entrano, non ti arrivano alle case, ma ti arrivano soltanto al... No, ma anche se ti arrivano a qualche casa, però ti arrivano a qualche casa, capito? Se te fai spazi troppo grandi, ti sfondano quello e ti rovinano. Oh, non ho legno in questo mondo. Allora, vediamo un po', se io chiudo qui, se invece... Bisognerebbe vedere se qua però è aperto, ragazzi. Io vorrei chiudere, potrei chiudere qua, però mi serve l'oro. No, ho grati due. Mi serve l'oro. Sono parecchio indeciso. Attimino, voglio vedere un attimino se il mill ancora non l'ha studiato ancora quello che volevo io. Power plant, no, ok, allora attendiamo che faccia questa ricerca qua, poi vediamo se è una cosa fattibile, perché io penso che sfrutterà sicuramente il petrolio. Se è una cosa fattibile senza petrolio, la facciamo direttamente. L'olio, l'olio, ce l'ho il vero. No, io no. Non ce l'hai. I need to kill something. Comunque i ceri sono furbi, attaccano proprio lo zombie più debole, ovviamente. Sì, sì, no, è vero. No, volevo dire lo zombie più... con più vita. Posso dire quello più con meno vita. Allora, qui intanto possiamo fare una cosa semplice. Mi c'è cascato l'occhio, possiamo mettere una... No, non ce la fa mettere, ma te l'ho detto perché... Nel suo ci sta... No, niente. Ok. Si genera la vita di acciaio dopo un po', vero? Qui l'oro ci sarebbe, però la dovrei mettere fuori. Potrei prolungare invece questo lato qua, sarebbe meno complesso, ci sarebbe meno spazio da sfruttare. Però non andrei a fare una cosa... No, no, che cacchio fai? Suicida, perché credo che chiudere tutto questo pezzo sia una roba un po'... pesante. Beh, sai cosa fai? Ti conviene mettere... fare un botto truppe e cominciare a pezzarcele. E dopodiché ci costruisce attorno, secondo me è fattibile, se ci provi in questo modo. Sì, ma è troppo grande lo spazio qua, non va bene. Intanto facciamo un po' di soldati, dato che abbiamo... siamo fermi con l'oro praticamente. Soldati siamo 240 d'oro, Ah, non c'era più di worker, mannaggia. Il cottage l'hai fatto? Cottage l'ho fatti un po' sparpagliati, però sono al terzo upgrade, ma vuole 7 di energia. Quindi me cogliones. Che palle. Quindi 7 di energia, questo è 4, vuole 4 lavoratori. Tieni niente soldati, ragazzi. No, cioè deve valere le risorse, ma sono occupato. Abbiamo solo 3 lavoratori, quindi... Beh, io sono sicuro che in questa parte lo spazio mi mancherà, perché proprio ce n'è un po' a botte. No, a me, diciamo, non mi manca, ma... mi è anche importante la posizione, perché... Risorse, sono infettate. Mettiamolo qua. Questo è ferro, ferro ne stiamo facendo più 6, però al momento... Ok, tecnologia finita. Le tizi ti trollano. Ti trollano un sacco, come ci pare. Andiamo a vedere un attimino. Vicino agli alberi va fatto. No, 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 sto stressato. Vediamo. Ok,
tanto lei. Allora diamo un'occhiatina ragazzi qua, vediamo un po' se qui il discorso va bene, è fattibile. Cos'è? No, un'altra orda. Ma scusa, io l'ho avuta il giorno... Che giorno era quando ho avuto? Il giorno 50. Il giorno 64 ce l'ho già. Dovrebbe essere doppia orda. Io sono okay. Difeso abbastanza benino. Mi manca il legno, un sacco di legno manca proprio. Ma il legno sto facendo 38. No, fai conto che ho vicino alla base ho una striscia che attorno alle rocce e poi quattro alberi in croce. Cioè poi basta per tutto, insomma, se chiama tutto. Così no. Cioè abbastanza cagare. Perché dopo di legno qua non ce n'è. Dovrei andare lì, ma lì è pianizzato. No, la butto. Mi piace. Ho esplorato anche il mondo, non. Ci fosse una zona forestosa accanto a me. Ma manca un po' fortuna sto gioco qua, no? Sì, sta generazione faceva. Sembrava carina ma. Troppo poco lì. Non ce l'avrei mai fatta fare morire. Allora io stavo rafforzando di sotto, ma naturalmente loro vanno di sopra. Ovviamente sì. Io ci avevo mura tutto sotto, difeso benissimo perché era pieno di zombie. C'era anche un Doom House. Dovevo loro da sopra. Mi sfonda, mi attaccano da due punti e mi sfonda. Se era tutto concitato magari in un unico solo riuscivo. Spammavo roba, ce la mettevo tutta là. Ma vediamo se ce la faccio, perché qui è una balista sola. Ok, vediamo se questo mondo è un po' più bello. Già mi ispira di più. E poi vado. C'è un Energy 1000 al volo. Allora, già boschettini. Oh, oddio, sto anno infinito. Facciamo un passo con un altro legno. Oh. Dimmi che è chiuso. Dimmi che è chiuso, ti prego. No, è aperto. Decidiamo di essere chiuso. Se vediamo di fare in tempo, Ho dovuto distruggere una balista per metterla da un'altra parte. Ok, però cerchiamo di fare anche qualche soldatello. Qua fai 1, 2, 3 e mi butti qua. Posso avere 4 fronti aperti, dai, ti prego. Ok, qui è chiuso. Qui ce ne ho di legno. No, ho detto qui. Esci di lì. Esci, sono tanti. Io cerco di distrarli con uno, li porto a spasso. Ma cammina, mortacci tua però. La dubbio. No. Mi sa che non ci si fa, sono tanti. Allora, ho una Doom House a 30 blocchi da casa, dalla base. Aspetta che ora sono nel mio casino, no? Vai via di lì! Qui stanno sfondando! Ecco, hanno sfondato. Speriamo di tenerli. Dai che ce la facciamo. Forse ce l'abbiamo fatta. Hanno sfondato, Allora, il trucco, un trucchettino, praticamente, che si potrebbe fare, visto funziona. Quando arriva l'ordo, te ne mandi uno fuori, un ranger che è veloce, e distrae tutto il gruppone.
e li levi da spaccare le mura. E te ne viene dietro una bella fetta, quasi tutto il gruppo ti viene dietro. Scappi, scappi, scappi e perdono un po' di tempo. Le ha salvato questa cosa qua. Poi te l'ammazzano però. Perdono quei magari 10 secondi, 5 Che secondi li utili. massacri nel frattempo. Scusa, ho perso un arciere. Ne ho quattro. Ce n'è uno qui. Uno qui. Uno qui. Uno qua. È morto uno? No. Che si dice? Ok, Scusa. mettiamo anche questi. Mi sono perso tizio. Scusi. Sono morto. No, questo non è morto. Non è vero. Scusa, uno. Due. Ok, Tre. ragazzi. Quattro. Anche uno. No, E mamma mia, anche la no. seconda balista ci ha aiutato. Perché se non ci avevamo la seconda balista, mi sa che non ci si faceva. Non vedo neanche il suo cadavere per terra. Vabbè, qua è abbastanza chiuso il fronte, quindi non è un problema. Io qua c'ho una posizione. No, no, te non capisci, c'ho la Doom House con un fiume accanto, quindi io posso piazzare delle bestie sniper che mi tengono, che mi distruggono la cosa. Tanto questi qua devono fare tutto il giro prima. Oh, che sborata. Questo mondo mi piace un botto di più. È successo? Che non capivo. C'ho la Doom House che mi genera un botto di zombie. Però per arrivare di zombie dalla mia casa devo fare tutto il giro perché c'è un piccolo fiume. Quindi ci caccio una decina di arcieri e magari una Tesla e posto. Riesci di lungo il fiume prima che arrivino e Ma io ancora non l'ho trovata. No, la Doom House. culo. Io la c'ho quasi sempre, non è partito. No ragazzi, anche a sto giro ci siamo salvati per il rotto della cuffia. Qui continuano. Minchia. Continuano a venire qua. No, Sì, Lorda non è ma mai. l'Orda è già passata. Il problema è che continuano a Ci venire hanno anche arrivare. dopo. Sì, non è finita l'ordine in realtà. L'Orda è finita da mo'. No. Dice finita scattata, una botta di zombie, però continuano ad arrivare un po'. Cioè, ce n'è più. Sono più quelli che vengono ora. A goccia dopo goccia che quelli tutti insieme nell'oro, se uno fa conti. No, lo sento bene, mi capita anche a me. Allora, io volevo vedere, allora, No, la ok, ho banca perso va ancora l'arciere. fatta, Porca la troia. A fonderia, questo punto facciamo era così. per gli edifici più complessi, la torre, Ma facciamo gli la zombie banca. possono smettere di aggrare una tizia? Che sono. Una volta che l'hanno adorata, l'hanno adorata. Tipo, se io la lascio qua un attimo. Ci stanno ancora seguendo. Qui non smetta più, io ce l'avevo già fatto anche altro. Vediamo. No, stupida. Lavoratori 2. Torna a casa Lessi. Mi manca il food, ora manca il food, aspettate un attimo perché qui è tutta una combinazione di robe. Salvato. Farm, allora la farm, vediamo un po' se abbiamo il posto. Ce l'abbiamo fuori il posto, grazie, bravo. Qui. Allora, 40, 52, 64, ottimo. Aggiudicato. Tanta roba. Sì, c'è la farm. È 64, devastante la farm. te credi sia il massimale? 64. Non è detto. Me la rafforzi anche i cancelli, grazie. Stone gate, cosa mi manca? Niente. Quarry, mi serve wood. Ok. Posso fare già ancora un altro soul Addirittura. mineral. Vabbè, state lì, continuate. Quarry non è il caso. Militari, me ne manca di roba. Sto no, con un po' di roba. Aio, c'è il vomitino. Vomitino. Sì. Di toccare amico vomitilo di Sì. The No, Seventh cioè, Day. è quello che vomita, a spruzzo proprio.
Spruzzo, proprio. Spruzzo. Qualità spruzzo, però. Spruzzo, proprio. Spruzzo. Se il cecchino si sbriga, perché farà un colpo il cecchino ci mette un'ora e mezzo. Devo levi il cecchino, eh. Hai voluto il cecchino, vabbè, ora paghi. Il cecchino è veramente lento, ho fatto veramente lento, secondo me devono un po' modificare. Non è cecchino, dopo è cecco cecco. Dopo è ceccato, dopo non è più cecco ma è ceccato. Battuta di merda. Eh sì. Complimenti. Ho sentito la depressione che ti è arrivata addosso. Sì. Ah, legno, accidente. Oh, ma The Star Together poi non l'abbiamo fatto più, altre volte. Ah, io ci sono, Poi ci ritroviamo, continuiamola. Forse c'è anche un altro nemico, però l'è un po' fumato. Cos'ha? L'è un po' partito, cioè mentre quando parte, intanto vedi. E pensi che io vado aggressivo su The Star Together, lui proprio. Va. Ciao. Allora, siamo messi abbastanza nel male, siamo messi bene, mettiamola così. Sì, ho visto la tua live, amica magica. Quale? Quella che quella adesso ci ho dato un'occhiata al gioco sotto mano. Bella partita. Non è maggio. Però siccome qui non paga, cioè bisogna essere iper pessimisti per questo gioco qua. Beh, come tutti i giochi di zombie. Sì, in effetti sì. Però questo è veramente bastardo sto gioco qua. Perché non guarda dovunque, tranne lì, ordami. Perché non ti per... Sì, ma infatti io stavo difendendo in basso, perché me ne sono arrivate due in basso, tre anzi in basso, ho detto ma arriva anche la quarta, no? Vedi, ti piacerebbe. Comunque a me i cecchini secondo me sono solamente da posizione in base, no? Fuori proprio fanno abbastanza pietà. Preferisco mille volte il ranger. Sì, anche se li tiro molto. Meglio, c'è un vomitino, via, via, via. Ecco, magari per vomitino mi faresti comodo. Lei è dimigrato. Adesso. Adesso minchia, pensavo lo shottasse, non l'ha shottato. Pensavo lo shottasse con un colpo. Cioè, fallo lento, ma pensavo lo shottasse. Fa tipo 15 danni se non sbaglio. Eh no. Sì, è potente tanto per il raggio d'azione. Troppo legno, troppo legname, mio signore. C'erano più legname. Allora, lei sta perdendo un sacco di tempo a pulire la zona, però devo anche fare il resto. Energia 26, allora aumentiamo questi. Qualche uccello? No, mai. Ok, abbiamo già finito l'energia, mamma mia. Nice. 30 energy, 4 oratori. Allora, qua possiamo studiare la fonderia. È fonduta. La fonderia che mi interessa. Io il problema è che non posso. Devo cercare un modo alternativo per dare. Per power plant. C'è la cosa che va sul 3x2 di geyser, di acqua calda. Ma il power plant va direttamente sul geyser? Sì. No, non so se è quello, però so qualcosa che fa energia va lì sopra. E mi conviene prendere più 600 d'oro e più 10 d'oro, oppure... No, tipo Golden Service più 600, Wooden Service più 10, oppure Command Center Energy Supply più 20. Dipende te come sei messo. Adesso più bisogno d'oro, l'energia mi ci faccio un... Bisogno d'oro? Sei a corto d'oro? Beh, mi farebbe comodo adesso, così spammo un po' di mura.
Ok, ho trovato per loro. Yes. Tanto mille cose, più energia non mi serve, c'ho tutto fa. I need to kill something. Ma quanti ce n'è di questi? Basta, porca boia, ce n'è un milione. Un milione di e poco. Un milione di milioni. Avrebbe rotto i coglioni. Pelotas. Buona, 15 lavoratori, qualcosa in più. Puoi mettere. Allora, vediamo la power plant. Se la possiamo fare su, se fosse direttamente sul geyser sarebbe un'ottima cosa. Ci siamo levati un bel pensiero. No. Quarry. Non è come dice, lei. No, allora qualcuno sarà un altro struttura perché sono sicuro. Mi sembrava troppo bello. Lo mettiamo qua. 5 di stone. Anzi. Che non la faccio di dare la sicurezza. Avessi mai detto, ho finito l'energia. Io non l'ho mai fatta questa struttura qui, quindi stiamo sperimentando un po', perché sperimentandolo la power plant è la prima volta che la faccio, non so come funziona. Vai, il cecchino sta per crepare, salviamolo, mandiamo via. Yes, qui convengono a ciclo continuo, eh. Gomitina, andiamo via. Anzi, manca ammazzato il Ranger. Non è una bella cosa, forse c'è una. Forse hai. Forse l'orda ha attivato un house. Forse. So, stanno venendo a cieco continuo qua. Cioè non è l'orda, sono quelli normali. Forse allora ha un house. Forse. Forse l'orda avrebbe un senso. Attention, building completed. Ecco un cecchino. At your service. Ok. Alright. Pochi. Pochi ma pochi. Pocanzi. Ok, mettiamo un cecchino anche di qua, tanto questo è mezzo morto e fuori non ce lo muore di più. Possiamo rafforzare queste cose qui, quanto spendiamo? 200 d'oro e 30 di pietra, va bene. Cristalli. Sì. Ci arriva pelo, perfetto. Perché passi fuori quando ci avresti il posto da passare dentro? Perché c'è questa di annoia. Questa l'ha fatta. Ferma il tempo un attimino. Cosa mi manca? Lo stone? Cavolo. Manca lo stone, ci sono sempre delle belle novità su questo gioco qua. Cosa? Allora, energia, minchia, 165 di energia. Lei è un po' girato. La power plant. 165 di energia. Mamma mia, sono ricco. Dove l'hai piazzata lei? Eh? Dove l'hai piazzata la power plant? Così in giro? Sì, normalmente nella terra arida l'ho messa, che intanto non ci posso fare niente sulla terra arida. Ah,
165. Oh, mamma mia, un genio. Minchia. Allora ragazzi, diamogli dentro con lo stone a questo punto, che ci manca. Ci mancano i lavoratori. Per fare il lavoratore ci manca lo stone. Dobbiamo aspettare lo stone. Tutto uomo, questo genio. Dobbiamo aspettare lo stone. Intanto che aspettiamo lo stone, facciamo un po' di torretta a giro. Vabbè, io mi sa che devo andarmene. Va bene, Pablo. Buonanotte e non dare credito agli zombie che bussano alla porta. No. Però posso chiedere chi è, guardato lo spioncino prima. No, non puoi guardare, non ti traumatizzi. Va bene Paolo, buonanotte. Notte, notte a tutti. Allora. Oh, mamma mia, sto facendo 8 di stone solamente, sono veramente, veramente, veramente poco. 4 lavoratori. Poi vabbè, si poteva fare anche una semplice, si consumava meno stone. Andiamo un po', intanto qui c'ho uno stone libero, soprattutto, che se non ce l'ho... Lui deve fare tanti progetti, no? Questa no, perché c'è lui. Attention. Building completed. Questa di no. 8 è poco. 8 è veramente pochino. Quarry, vediamo un po'. Qui non me la fa fare perché c'è lui. C'è già questo qua. Quindi niente, pausa un attimino. Qui non me lo fa fare perché c'è già lui. Qui me la farebbe fare, però a parte che mi prenderebbe uno anche se levassi questo. Qui mi prenderebbe 5, ma c'è lui, non lo posso spostare al centro di comando. Qui ce n'è veramente poco, veramente poco. E mi blocca anche il passaggio. A parte che il passaggio è già bloccato di per sé, quindi per quello non sarebbe un grosso problema. E il resto è ferro, questo è già preso. C'è un po' di stone qui, da anche qui da niente. Lo mettiamo qua e blocchiamo il passaggio qui. E buonanotte per 2 di stone, un po' sprecato, però almeno si va a 10, esce un pochino meglio. Intanto ogni tanto faccio il controllo anche. Cos'è? 154. Oh mamma mia, è un'enormità, mai avuto così tanta energia. Facciamo anche le torri, l'ultima ricerca. Allora io volevo espandermi verso questa zona qua. Anzi, mi interessava l'oro, però qui c'è anche la pietra, mi interesserebbe la pietra, quindi si potrebbe chiudere qua, chiudere qui e guardare qua cosa c'è. Si potrebbe fare una chiusura a circolo, anche se è tutta terra arida. Io vorrei evitare la terra arida, ragazzi, perché volendo io potrei prendere tutta questa zona, però bisogna chiudere in 5-6 punti, ovvero qua. Bisogna chiudere questa zona qui, questa zona qui, questa zona qui, questa zona qui e questa zona qua. 1, 2, 3, 4, 5. Sarebbe ottimo perché se ci prendiamo una zona che è gigantesca, che è più grossa della base attuale. Il problema è che non c'è niente, perché c'è questa forestina qui che non conta niente. C'è un po' di pietra in effetti, sì, però non c'è grandi cose. E di qua ci sarebbe invece, se prendiamo questa zona qui, è tutta terra arida
E anche qui abbiamo in più un po' di oro, però non abbiamo nessun tipo di bosco. Io qua non so se chiude, ci sarebbe questo bosco qua che mi farebbe abbastanza gola. Perché di segherie, cioè abbiamo solo questo bosco qua e questo qui piccolino, forse da uno, un bosco del genere. E poi bosco, così vabbè, sono tre alberelli proprio. Questo bosco qui ce ne sono già tre intorno, che però di legno siamo a posto perché abbiamo sempre 100 unità piene. Più che altro mi interessava un po' di oro in più. A parte che vabbè, anche se abbiamo concluso fondamentalmente le ricerche, però poi io volevo puntare a fare le difese, la Shocking Tower. E ci vuole 600 di oro ognuna. Quindi è una bella spesa. Mamma mia, che lo stone sta andando via veramente a bestia. Io sto cercando di uppare un po' le cottage perché a farli nuovi spenderei forse meno, a farli magari quelli un livello sotto, e mi andrebbe bene ugualmente. Il problema è che non preferisco risparmiare spazio, perché lo spazio è uno dei problemi principali di questo gioco qua. 10, finito Attenzione, building completed. tutto il ferro, stonehouse. Allora guadagniamo 10 ogni 8 ore, però è poco fondamentalmente, vabbè, Attenzione, tanto. building completed. Allora, cecchini li ho levati, giusto? Ok. Diamo un'occhiata di qua. Purtroppo qui è chiuso, c'è questa Attenzione, specie di building alberi completed. morti, non la chiamerei boscaglia. Poi si fa sempre più cupo, eh. Io ho capito che è un gioco di zombie, però più ci si espande, più diventa cupo sto gioco qua, ma cos'è? Un attimo d'allegria, mettiamo. Poi il problema è che continua ad arrivare il zombie, ciclo continuo. E non riesco a liberare le zone. Che ha fatto? Due soli? Ah, abbiamo anche questo cecchino pirla. Perché non passi? Se gli altri sono passati, perché lei non passa? Ui, ferma. Ma chi si la cava da sola? Ora, se lui non passa, mi tocca eliminare una pescheria. Perché questi problemi sempre posti succedono. Vai di qua, cambia, vai di qua, bravo, vedi. Che cos'è questo? Our Ok. defenses are being attacked. E non ha ammazzato? All right. E a me non piace molto perdere They are tempo attacking the a colony defenses. scoprire la mappa, perché è veramente troppo Is tempo everything perso. okay? Dopo Tell me. succede che The walls are under attack. ancora c'è la balista, dai, non te ne accorgi Let's e go. passa il tempo e poi ti Order, fregano. sir. All right. Però è una cosa che è abbastanza Our forces importante, are in danger. Let's get è them. abbastanza importante. Come Qui on. c'è un sacco di roba, Our ma è già un pure pochino fuori dalla enemies. nostra portata per il momento. Understood. Our soldiers are in trouble. Cioè, questo qui, ma Madonna, They got me. però ragazzi, ma non gliela fate a tirarne giù due in croce? Capisco che siete arcieri, ma Units under attack. Let's get them. Waiting on questa, orders. perché l'ho sbagliato io in realtà. Va bene, scompirlo, ok, va bene. Minchia, che succede? È morto così male? Commander? Come on. Spiattellato? Understood. Attack! Guarda, guarda questo alle spalle, guardalo.
mi stai rotto le balle, eh. Anzi, qui ti distrai un secondo. Allora, 23 lavoratori. Ancora? Ma sono venuti 10 giorni fa, di nuovo? Sì, vabbè, ma allora, scusa, allora vieni tutti i giorni, Lord, e facciamola finita, no? Minchia, ragazzi, sono venuti 10 giorni fa. 2, 1, 2, fammi un cecchino. Poi ripariamo tutto quello che c'è da riparare. Io volevo la Tesla, me la fai una Tesla, una Shocking Tower, me la fai? Sì, ok. Allora, io prima guardo da dove viene l'orda. Vuole anche la pietra? Stone 30, ok, no, volevo rinforzare questi ma non sto fermo, no. Anzi, qui ti distrai un attimo, me ne sono morti 3. Ma tutti gli arcieri? C'è qualcosa che non mi torna. Sì, che è finito tutti gli arcieri? Dove arrivano? Si può sapere, no? Beh, mi fa piacere. Ne potresti fare anche 2, io ne farei anche 2. 600, 12, 1200 di oro, 60 di stone, 60 di wood, 60 di energia e 8 lavoratori, posso far tutto. Volendo. Da dove arrivano? Eccoli. Un'altra volta da qua, ma io ti frego, perché stavolta ti frego. Allora, torre. No, tutte, no, tutte. State attenti a questa cosa del doppio clic, ragazzi. Se fate doppio clic vi seleziona tutte le strutture della stessa, cioè tutte le torri. E a me mi è capitato più di una volta di sbagliare. Allora, io direi di farne una. Però andrebbe fatta al posto di questa. Eccole. Perché se la metto qui è inutile. Ha un raggio. Pensavo avesse un raggio più lungo io, cavolo. Solo qui? Cioè, se la metto qui è inutile. Via. Vai fuori anche te dai ball. Non possiamo stare a perdere tempo. Perché qui passano se la piazzo qua. Sì. Non è che poi non passano, fammi destare e mettere una balista. E allora una balista, mettiamo un'altra balista perché due Shocking Tower mi sembrano un po', non lo so, un po' spiegate. Fammi un po' due conti. Due lavoratori, due di energia, 20 wood e 500 gold, sì. E poi, non contento, voglio mettere anche stone 10, 55, voglio fare i conti bene, stone 30, ok, sì, sì, si può, si può. E voglio fare anche una di queste col cecchino. Voi, cari ragazzi, siete in pochi, ma spero che la Shocking Tower mi salvi la buccia, perché lo può fare solo lui. Forse se ne mettevo due era meglio. Bisogna vedere anche in quanto tempo vanno su, perché non lo so. Te intanto produci. Vai un po' d'arcieri, vai. Voi venite fuori, muoversi, muoversi, muoversi. Dove sono? Ok, per fortuna ci passano. Shocking Tower, ci siamo, in merda. Non in tempo. E bel bastardo, ho messo la Shocking Tower su, sono venuti dal basso. Distrazione, distrazione. Distrazione.
distrazione, distrazione, distrazione. Dai, rapidi però, distrazione. E però ragazzi, faccio distrazione, ma vi dovete muovere. Dai, vaffanculo. Ragazzi, sparate però, non state lì a dormire. Un bollo, che è successo? Le sterminati. Vabbè, mi sono appena innamorato da Shocking Terror. Ma che gli spruzza, cosa fa? Sembra che gli spruzza. L'animazione è un po' brutta, allora. Va bene, prossima volta ne faccio due. Quasi quasi faccio un'altra torretta qua. Così se vengono qui nell'angolino non mi fregano. E poi qui allora conviene farne due. Alla fine ho tutti quelli col pompo, che sono quelli che non mi piacciono più di tanto. Questo copre fino a qua. Questo si fa questo. E questo forse sarebbe meglio metterlo qua. Non vorrei esagerare, perché poi c'è anche tutto questo lato, eh. Siccome costano veramente tanto, bisogna metterle. Mi conviene fuori la forgia. Intanto buonasera, capizzatore. Benvenuto, eh. La forgia. Allora, andiamo un'occhiata alla forgia. Ah, ho capito, la forgia è quello, l'ultima. Vediamo un po'. Te dici la fonderia? Questa qua? Perché mi sembra che è l'ultima. Mi manca la banca a me, fondamentalmente, e la fonderia. Il resto, la power plant ce l'ho. La farm, queste vabbè sono cose già fatte, vecchie, mi manca solo questi due e la fonderia. Però adesso io volevo mettere un po' di difese. Di difese. Ma questi li ho lasciati così? Ho dei ritardi però, mentali, a lasciare questi qui così. E mi mancano anche un fottio di truppe. Tutto, tutto. Allora, una cosa alla volta. La fonderia va fatta. Penso che sia la forge che intendi te. Credo. E allora, pensiamo bene alle forze. Questi non so perché li ho lasciati così, sono pirla. Le difese, allora, questa ne vorrei mettere una qua, però io la vorrei mettere nel momento che mi attaccano. E quindi bisogna lasciarsi. Vabbè, 4 lavoratori e 600 gold, no, 30 di energia, bisogna lasciarsi alle spalle sempre. Perché la vorrei fare proprio nel momento giusto. Perché tanto magari mi sbudello per farli adesso, poi tanto mi attaccano sempre dove l'unico punto dove non ce l'ho. Quindi è un po' inutile. Allora, quindi, questa la rimandiamo. Vediamo un po'. Io direi di rinforzare un po' le mura intanto. Allora, qua è rinforzato tutto? No. Sì, anche questo? Perché non lasciare questi due angolettini qua? Anche di qua? Ok, adesso è tutto rinforzato. Un cecchino qua. E un cecchino là. Tanto ho visto che i cecchini fuori sono rognosi.
Poi, piano piano. Ah, serve la farm. Ci manca il cibo, giusto. Facciamo una farm, la facciamo qua perché non ci sono rimasti posti dentro. Una zona più interna. Qui al momento no. 56, 58. Ok, non dovrebbe dare noia per metterci le difese qua, credo. Ok, la farm l'abbiamo fatta, 97. Ne dovrò fare un'altra tra un pochino. 14, vabbè, poi aumenteremo. Qui me lo fa. No, food 4. Allora, intanto noi facciamo questa cosa qua. Apriamo qui. Quindi qua non mi hanno mai attaccato, quindi è molto probabile che tenteranno, non voglio sprecare tutto. Qui non me la mette. Non voglio sprecare tutta la pietra. Però qua mi garberebbe concludere e non pensarci più. Sarebbe una bella cosa. E poi tanto me lo scordo, se ci devo ritornare sopra me lo scordo. Già fatti questi, no? 6 stone, ok, finito lo stone, perfetto. Allora, ritornando. Ah, Alessandro! Seconda live, sì. Ma non ci prendete il vizio, ragazzi, perché. Grande Alessandro. Capizzatore, ho messo, mi sembra 150. Non vorrei dire una cavolata, sai che non sono sicuro. Mi sembra che ho messo 150. Comunque se vinco prendo, cioè, la percentuale. Vorrei riuscire, mi sembra che il 22%, e se non mi sbaglio per la seconda mappa è il 20% o il 30%. Non lo so. Vabbè, comunque se tanto non lo so se ce la faccio, cioè. Anche perché l'ultimo giorno io l'ho visto, l'ultimo giorno non ci sono arrivato io, ma l'ho visto in un gameplay e è allucinante. Quindi il mio progetto è di resistere, per il momento il mio progetto è di resistere il più possibile e capire qual è la meglio tattica. Poi per vincere c'è sempre tempo, qui non me lo fa fare. Qui tiriamo su anche questi. A me quanto mi danno noia il fatto che non mi fa concludere mai una recinzione come voglio, c'è sempre qualcosa che gli dà noia. Allora, la farm l'ha fatta? Sì, 59, bene. Tiriamo su questi che li ho lasciati giù. Sono un pirla. Lavoratori più possibili perché tanto non vanno mai sprecati questi. Qui non ci passano più. Pazienza. Purtroppo abbiamo un po' di difficoltà per quanto riguarda la pietra, perché io non so se vorrei, potrei volendo conquistare tutta questa zona qua, perché io qui potrei chiudere in tutte queste zone qua, però a parte che è un, vabbè, sarebbe una conquista, ci sono già, diciamo, l'ho già pulita questa zona qui, ora non so se siano riformati degli zombie, sarebbe una bella conquista. C'è un po' di verde che serve sempre, c'è un po' di pietra che mi serve e questo è oro, credo. O è tutte e due oro? Aspetta un po'. No, mi sa che è tutte e due oro. Non è pietra. L'oro non ho problemi al momento di ora. A me serve la pietra. C'è qui un pelino di pietra, ma mi dà uno. Il che non mi aiuta. Quindi questa zona qui si potrebbe prendere, però non c'è quello che mi serve. Ma sarebbe una grande conquista come zona, diciamo, come spazio. O altrimenti potrei prendere questa zona qui, chiudere qui, chiudere qua, chiudere qui e chiudere anche qui.
Non prenderei una grande zona, però c'è un po' di oro, che qui un po' di pietra e un po' di ferro, un po' di tutto. Il ferro non mi serve, però se c'è si prende, non è che si tira. Ci sarebbe anche un boschettino qua di... Oddio, perché sono alberi morti questi. E si potrebbe fare, solamente che qui ho incontrato un po' di resistenza. Però si potrebbe fare. Poi avevo smesso perché comunque hanno fatto l'attacco, quindi mi sono concentrato sull'attacco. Andiamo a vedere un po' se... Un po' di pulizia l'ho fatta in basso. Il problema è che c'era un po' di tutto. Poi ci comincia ad essere anche spruzzino lì, vomitino, come lo chiamate. Io ci sono arrivato parecchie volte l'ultimo giorno, ma è alquanto disumano. Infatti, io non ci sono mai arrivato, ma l'ho visto. E sono rimasto sconvolto. Però a me le sfide impossibili mi piacciono, perché a me più un gioco è difficile, più mi attira. A me i giochi semplici non mi piacciono. Poi è anche vero il fatto che uno arriva al 150° giorno, crepa, e ricominciare tutto da capo prende male. Io questo lo capisco, però, cioè, il gioco è questo. Se non ci fosse un discorso di... Poi forse l'avrei anche pensato una maniera per superare il giorno, perché secondo me l'errore principale è una cosa che poi andrebbe testata, ma non, cioè, non è che... Lo ammazzi lì. Andrebbe testato, non so se poi è valido. Però fondamentalmente cos'è che ti serve l'ultimo giorno? L'ultimo giorno non ti serve salvare tutto, perché l'errore secondo me è voler salvare tutto. L'ultimo giorno a te ti serve solamente di salvare il centro di comando. Quindi te potresti, ideologicamente, si potrebbe vendere tutto. Ma proprio tutto, smantellare tutto, fare e tutte le risorse. Chiaramente uno va fatto gradualmente, perché c'è, insomma, se smantelli tutto di colpo, perdi tutte le risorse perché magari sei pieno. Però smantellare tutto, fare una costruzione praticamente nuova. Allora qui non si potrebbe nemmeno fare. Perché ci sono queste rocce qui, c'è l'acqua, fare tutto, dei muri, praticamente mura e difese e basta, mura e difese e basta, tutto in circolo e non passano più, cioè non passano più fondamentalmente, perché cos'è che frega? Che loro ti entrano, perché entrano, non, perché loro comunque entrano da un lato solo, te non avrai mai un lato che dici, che riesce a tenere una quantità tale di zombie, quindi ti entrano e poi cosa succede? Che comunque si moltiplicano, perché bene o male anche se mi sfondassero qua, che non è, diciamo, è una parte esterna, qui comincerebbero a moltiplicarsi. Dopo qui sono più debole e sfondano anche qui. Entrano qui, è finita. Ugualmente se entrano qua, qui si moltiplicano e poi qui non reggono niente, è finita. Quindi l'unica, secondo me, è prima dell'ultimo giorno vendere tutto, smantellare tutto, sempre ricordandosi delle risorse, se no vengono buttate via, e intorno farsi tutte delle costruzioni solamente difensive, mura e difese, mura e difese. Forse secondo me è l'unica maniera per superarlo. Chiaramente ci vuole il posto giusto, perché qui io non lo potrei fare. Perché cosa difendo qua? Cosa metto qui? Ci metto dubirilli, ci metto. Quindi, però secondo me io l'ho pensata. Potevi programmare il programmino della doppia shot, ma i zombie hanno paura di Mighty. Il discorso, Alessandro, è che non era sicura. Siccome non mi piace promettere delle cose e poi magari non farle, capito? Anche se poi magari non sono un canale così grande che c'ho un seguito che dici fai la live la sera, poi non la fai, ti vengono a cercare, ovviamente. Però, come diciamo solitamente, preferisco sempre, se sono in dubbio,
preferisco magari non dire niente e vedere poi se mi va. Perché delle volte magari la vorrei fare, poi dopo sono stanco. Se devo fare una live che sono stanco e non mi piace, allora direi qui di cominciare a fare qualcosa, perché sennò siamo troppo fermi. Qui cerchiamo di prenderci un pochino di verde, anche se dovrò chiudere qua, quindi verde non ce lo prendiamo alla fine. Ma ce l'hai lì, finiscilo. Poi comunque sto anche testando. Lui viene a cercare, va bene. Comunque sto anche testando un pochino gli orari, perché le 5 è un orario che mi torna bene e penso che lo porterò avanti fino a... almeno che non cambi qualcosa, cioè almeno che non sono proprio impossibilitato, allora. Però è un orario che mi torna bene. Vorrei stare gli altri orari, sto un po' sperimentando, anche vedere se c'è gente, perché se poi vedo che per esempio la sera alle 9 c'è poca gente, oppure vedo che guarda un po', di solitamente la sera io dopo cena sono più per l'abbiocco totale, devo dire la verità. Solitamente, quindi. Però, anche perché a me piace fare le live, però mi piace essere, insomma, se devo farle mezzo rincoglionito, mezzo che, preferisco non farle. Allora, qui l'abbiamo messo. Va bene. 23 84, scusate, controllo una cosa perché energia 30, dov'è energia 30, ok, non voglio scendere sotto i 30 io, perché poi tanto mi conosco, mi frego. Oddio, ciccione, ragazzi, venite, la famo col ciccione. Dai, no, via, mamma mia. C'è anche Furia, cavallo dell'Oeste qua. Te però ci credi, vai, casa. Dai, entra. Va bene. Ciccione, ragazzi, è tanta roba. Specialmente nelle orde ti massacrano. Vomitino. Ce la facciamo? Bravi. Qui c'è oro. Ora comunque sono messo bene. Posso anche non andarmelo a prendere, perché sennò dovrei fare una roba. Dovrei chiudere qui e poi dovrei chiudere così. Non mi va. Non mi va, non è il mio obiettivo tanto l'oro, non voglio perdere troppo tempo, perché ho visto anche che le orde arrivano anche molto prima rispetto all'inizio. Uno ogni 15 giorni adesso, poi diventerà uno ogni 10. E comunque ho pochissimi soldati, perché questi sono quasi tutti i soldati che ho, a parte due cecchini qua. 23. Due, uno, 18. E buttami lì, perché ha no, ma me li puoi buttare qua, ce la fai senza fare dei giri assurdi. E tutte le volte che gli do un indirizzo un pochino più lontano si incassano in maniere assurde. Rischio! Facciamo? Allora, qui c'è un altro per chiudere bene laggiù.
Mi sa di sì. Io vorrei essere lì, così andare di qua un attimino. Chi c'è? Cucù. Dai, sa quanto ci mettete? Siete veterani ormai, su. Va bene, dai. C'è uno qua. Quindi ho fatto un altro. Vedi anche tutto questo tempo perso per mettere le torrettine per l'energia? Si perde troppo tempo, anzi. Ok. Poi di qua mi collega a questa, poi tanto ce ne vuole anche una di qua. Quindi lavoratori 16. Quindi facciamo tutto giro giro. Chi è? Oddio santo, ma non si può fare una cosa fatta un po'. Un po' alla Carlona, che subito. Dai. Come saltano bene, però. Mi salta bene la testa. Questi che vogliono? Oh, non si può girare l'occhio un secondo. Pietra ne abbiamo? Sì, siamo pieni. Allora vai di pietra. Pausa. Sono già in pausa, ok. Allora, qui lasciamo fuori l'oro. Ok. La faccio a farne tutta una con le... E qui, ecco, il problema del cancello è abbastanza... rompipalle. Meglio lo mettiamo al cancello qua. Perché spero che la cambiano sta cosa qui di poter mettere il cancello in diagonale. È un po' bruttino. Si è venuto un po' a sgangherare. Non so qual è da quei parte il muro doppio. Forse così? No. Vabbè. Importante che... È strano sto muro. Come l'ho fatto? Non quaglia. È un muro che non quaglia. È un muro che non qua, io farei una cosa furba. Oro finito, finito oro, finito pietra, bene. Ti è? Questo non se l'aspettava il gioco, li ho fregati. La torretta qui è la chiave per vincere il gioco. Sono sicuro. L'arte di posa. L'arte di posa di Mad Max. The walls are under attack. Come on. Attenzione. Quanti so? They are trying to break through. Se ogni tanto vengono queste ordettine malefiche a gratis. Nessuno le chiama e loro si auto invitano. Metti di qua. Our defenses are being attacked. Anche di qua? Oh, me lo sono scordato che l'avevo fatto lì. Me l'ha passata momentaneamente di mente. C'era anche lì, bastardoni. Ma come se ne approfittano subito. Ma penso di aver già vinto questi. Ma erano già contenti, oh. Me ne sono un attimo scordato che c'è un muro anche lì.
Un attimo. Guarda quest'altro. Vai, allora. Kyo, non ti puoi distrarre un secondo. Allora, due di qua. Due di qua. Sì, poi sono scemo io, per l'amor di Dio. Però non ti puoi distrarre un secondo. Manca della gente. Tu se non ne avevo mandati qualcuno di qua io. Ma porca. Ma guarda questo coglione. Ma io non capisco. Hanno sfondato tutto? Che passano come niente? C'è vomitino pure, oh. Guarda casino. Non uscite. Guarda casino. Ma non c'era nessuno finora. Ma... guarda che rompipalle che sono questi qua. Via, via. Tanto questi tre non fanno niente. Ah, oh. Sai, se in questo gioco non giochi al millimetro sempre pulito, ti distrai un secondo e finita. Non ti permette di fare un errore che è uno. Dai, spaccate tutto, fate tutto quello che dovete fare. Poi arriverete qua sotto e creperete. They are attacking the colony defenses. Sì, sì, dai. Tanto è inutile che sono queste tre tuppettine. The walls are under attack. E guarda, poi questi si incassano, no? Io ve l'avevo detto, si incassavano questi, no? Magari se c'erano ce la sbrogliavamo, no? Defenses are being attacked. 19 lavoratori, 36. Ho capito, volete proprio spaccare ogni briciola di muro che c'è proprio, eh? Cioè non è che vi basta passare di lì. Va bene. Ragazzi, non so, rompi palle proprio. Cioè mettono tutte le scassate palle questi, eh. Voi dì, avete sbracato tutto, passate. No. Devono per forza. L'orda? Dieci giorni sono passati. Non voglio vedere l'orda io qua. Fate, state qui, state calmi, state qui, su. Su, state calmi. Allora arriva. Poi l'orda molto probabilmente ora si unisce con questi qua. Da vedere. Qui ancora il legno siamo, ragazzi. Ancora il legno. No, ma non voglio sprecare la pietra. Perché vorrei fare una... una di queste. Sì, ho capito, mi state a rompire le mattonelle del bagno, ho capito, basta. Dal basso, ferma tutti. Che vi avevo detto, passavano dal basso, perché ci sono già quelle truppe laggiù. Capito? Allora, si uniscono così... Allora, arrivano da qua, quindi attaccheranno soprattutto questo lato qua. Allora, noi mettiamo una Tesla. Mamma mia, però che raggio d'azione piccola che c'è la Tesla.
sarebbe qui, sarebbe perfetta. La famo? Ce la fa a costruirla? Io penso di no. Qui, però loro da qua vanno su, quindi o prendono questa via qui, molto probabilmente prenderanno questa e quindi cercheranno di sfondare o qui o qua. Quindi se io la metto qui e loro vanno in questa zona qua, sto fregato, però ce li posso sempre portare. Ce ne vorrebbe due, una qui e una qui. Vabbè, io questa non la levo perché ho paura che non... Ah, non può, bene. E... E che il cielo mi assista, ma tanto. Potrei fare anche un'altra torre. Anche il legno, basta che me la fai. Poi selezioniamo un ranger. E voi sparate, porca. Mi raccomando, pausa un attimino. C'è nessun altro disponibile? Chiamate alle armi per chiunque. Lei. Venghi. Qui non c'era uno, qui non c'è più. È assenteista? Tanto è inutile che state là a non fa niente. Venite qua. E anche lei. Proprio tutti li voglio, tutti quanti. Qui c'è nessuno, anche lei non ci sta a fare niente laggiù. Comunque come c'è una debolezza, come se ne approfittano. È una roba incredibile. Eccoli qua, ragazzi, su, non facciamo cagate. Distrazione, mamma mia quanti sono! Distrazione, poca distrazione, più distrazione! Morta. Non ci si fa. Sali, per amor di Dio, muoviti, caricati! Oh! Bello quello ragazzi, non ce la faremo forse, mi sa di no, stavolta volta, ma... Dai, quei ciccioni di merda! Dai, che ci si fa? Caricati! Ma caricati, ma non... Dai che ce la facciamo! Mamma mia, pelo ragazzi, sinceramente non pensavo di farcela. Questi non hanno sparato manco un colpo, sono a fare beati laggiù. Bene, mi sento fiero di me stesso, anche se abbiamo sbagliato qualcosina, forse anche più di qualcosina, però ce la farete voi tutti cecchini ad ammazzare questo senza farvi sbudellare? Ma come, non lo shortate? Ah no, perché sennò avete dei problemi seri, eh? Onda, siamo qui per Mighty, siamo venuti per il caffè, grazie. Signor De Creeper in ferie. Oh, comunque abbiamo tenuto, eh.
Comunque Alessandro, poi se vuoi... Ah, buono, buono. Comunque Alessandro, se vuoi venire anche su Discord a far due chiacchiere, non ci sono problemi, lo sai, sei sempre benvenuto. Quando voglia, lo sai, eh? Non, anche se non te lo dico più. Allora, ripristiniamo questo. Ragazzi, sono abbastanza contento perché pensavo già di non resistere 2 orde fa. Quindi, io la metto anche qui perché, anche se ci sono gli alberi, posso fare anche intorno agli alberi così li frego un attimino di più. Oh, sì. Ma almeno magari perdono tempo a sfondare anche questa, poi si trovano gli alberelli davanti, ci restano male e tornano a casa. Con la lacrimuccia. Yeah. M'ha fregato. Chi? Ancora, quei muri lì. Io non so perché cosa gli hanno fatto agli zombie per avercela così coi muri. Allora, qui abbiamo ripristinato, adesso facciamo. C'è da fare una zona e lasciarci qualcuno o metterci delle torrette, qualcosa. Non ci abbiamo più. Facciamo con il legno, non ci abbiamo più pietra. Qui sei libero tutto, non è che poi mi fai delle sorprese che. Ok. Quindi qui ho. Possiamo metterci anche una torrettina al momento, poi la possiamo anche eliminare. Non è che mi piacciono tanto le torrette, però non mi sembra il caso di mettere una balista al momento. E 10 stone, non c'ho neanche 10 stone. 19. E beh. Ah, perché va riparata? 17? Boh. Sti cavoli. Uè, uè, uè. Ma perché c'è sempre vomitino a romper le balle? Sparate a vomitino. Come lo odio vomitino, mio. Più di questo qui qua, ma minchia, con la botte, chi sei, Mandrake? Vai, vedi, vedi. Anche se la facevo qua forse era meglio, eh. Comunque ragazzi, sudata sta parte qua. Vabbè che ho fatto un po' delle bischerate io, eh. Ride anche te con un vomitino. Vai via, su. Poi non lo mirano, il brutto è che non lo mirano, almeno lo mirassero subito. Ecco. E se con un vomitino non, almeno che non fai truppe avanzate non ci crepi, eh. Anzi. Che palle, però dai, su. Ascolta, me la fai un'altra torre, per favore, me la fai un'altra torre, perché fammi una minchia di torre qua. Oh, almeno lì prendi tutti e non rompono più le balle. Prendi vomitino, prendi. I gnocchi diventano storia infinita. Tanto fa anche pandama la torre, è carina. Lo odio proprio. Dai, su. Minchia, ciccione no, ma no, il ciccione no però. Via, 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 via. Sali, 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 sali. E me lo rompono. E sai, oh. Ormai si sono innamorati di quello lì. C'è verso. Io vado avanti. Le torrettine. Vediamo un po'. Parlo un sacco di tempo, sto prendendo un sacco di tempo e di soldi. Vomitino, vomitino, un altro ciccione.
Ragazzi, ma l'impressione mia la stanno mettendo sul difficile. Cioè non ha più soldati, eh. Non ha più soldati. Allora, questa qui andrebbe fatta un'altra qui per sicurezza. Io non ho più soldati. E cominciano ad essere inefficienti i soldati. Il problema è che cominciano ad essere inefficienti. Ok, Alessandro, ti ringrazio per essere passato. Buonanotte. E lo sai, quando vieni fa sempre piacere. E non ci sono problemi, lo sai, tanto anche se non ti dico tutte le volte. Mi raccomando, andate a vedere anche il canale del cazzale dei videogiochi, che anche lui streama su YouTube, fa i gameplay su YouTube, e può darsi che se lo convinco anche il canale su Twitch. Ancora deve prepararsi un po' tutto, comunque magari iscrivetevi sulla fiducia, potete anche farlo. E sto cercando di convincerlo a streamare anche su Twitch. Comunque lui su YouTube c'è già. E se vi piace YouTube potete andarlo a visitare, ci sono anch'io, perché poi posterò anche la live su YouTube. E comunque ho anche altri 250 video su per giù, quindi c'è un po' di cosette, ci sono. La fai qua? Oh, andiamo avanti così, brutto ma vero. È brutto, ma vero. I Ranger mi sembra che non stanno facendo più la fonderia, giusto, che me l'aveva consigliata anche. Fonderia, 20 lavoratori. Vabbè, non 17 però, aspetta. Altri, ok, e manca la farm, vediamo se possiamo farlo subito. L'unico appezzamento di terra buona rimasta, poi ragazzi anche qui va a finire male perché non ce l'abbiamo più. L'unica qui 40, basta che poi ci passi. Sì, ci passano, sì, possono passare anche sopra l'erba, sì, dai. E poi l'appezzamento di terra buona è finita, perché sto conquistando qui, ma è tutto arido. Quindi, andiamo 22, la Shocking Tower vuole 30, quindi dovremo fare anche un altro di questo. Io direi ora di fare la fonderia come ultima cosa. Poi ragazzi, che ore sono? 23 e 39. Direi che abbiamo cominciato alle più o meno 9 e mezzo. Già 2 ore? Inizia. Oh, io qua. C'è da fare così. Brutto a dirsi. Oh, c'è più nessuno? Una volta che mi sono organizzato sono spariti tutti. Bello, nella chiocca dietro gli ha sparato. Ma sto un famone. Io qua faccio tutto sniperaggio a sto punto.
Altri due sniper. Venite, fratelli. Vediamo se riesco a chiudere qua e poi ce ne andiamo, eh sì. Ho anche sprecato un sacco di pietre. Allora io faccio subito una torre qua. Perché mo una volta mi freghi, ma due no. Qui vabbè, qui abbiamo scelto di non prendere l'oro. Scelta discutibile. Ma qui si potrebbe anche fare così. Potremmo anche lasciare come. Ora lui mi distrae con altre robe. Per poi attaccarmi qua. Tanto se guarda questo, guarda questo. Vabbè, ma ci sono i cecchini. Va bene. Guardali, guardali come arrivano subito. Qua arrivano da tutte le parti. Fanno gli attacchi combinati, no? Ti attaccano da una parte per distrarti. E poi in realtà l'attacco quello vero è da un'altra. Aspetta, fammi finire il muro. Perché qua no, scusa? Oddio santissimo! Ma guardali! Che falla finita, su! Ah, è un parto difficile questo. Qui c'è un coso da uno, perché me lo lasci da uno? E quando fai così, io ti frego. Perché io faccio così? Anzi, no, vabbè, lo sto esagerando. Ah no, vedi, il coso me lo mette. Questo me lo mette, mentre la palizzata no. Chi ci capisce è bravo. Chi ci capisce è bravo. Ok ragazzi, comunque questa parte qui va abbastanza benino. Facciamo la fonderia, forse adesso non ci si fa nemmeno a fare perché ci mancherà la pietra. 50 è anche l'energia, complimenti. Vabbè ragazzi, comunque direi al momento di concludere qua, perché ci siamo fatti, volevo fare un'orettina sola, ne abbiamo fatte due praticamente. E ci vediamo domani alle 5, no domani che cos'è, sabato? Se è sabato, domani alle 5 ci vediamo. E ora la sera, oggi è stato un po' così, diciamo che per il momento la sera non è programmato. Sto vedendo un po' se mi torno a fare la sera, perché vorrei fare 2 ore il pomeriggio, però poi se faccio la sera a questo punto o si fanno 2 ore il pomeriggio oppure 1 ora il pomeriggio e 1 ora la sera. Il problema è che 1 ora, anche stasera volevo fare 1 ora, ma 1 ora passa un po' troppo velocemente, diciamo. E 2 ore te le fai, non te ne accorgi nemmeno, quindi non lo so, live di 1 ora un pochino troppo poco secondo me. Quindi fare però 2 ore il pomeriggio, 2 ore la sera un po' troppo, perché poi comunque ho anche determinati impegni da rispettare. Quindi vedremo un po', mi devo un po' organizzare. Il pomeriggio alle 5 sempre, a meno che non ci sia qualcosa di particolare che me lo impedisce, allora a quel punto si va la sera. La sera sto guardando un po', vedendo se mi torna e vediamo un po'. Comunque, quindi ragazzi, se non siete iscritti a Twitch, se vi fa piacere vi invito ad iscrivervi. Se
preferite YouTube, sono anche su YouTube, come ho detto prima. Posterò la live anche su YouTube, e poi su YouTube ho anche tanti altri gameplay che non sono live, sono diciamo gameplay registrati, editati, e ne ho un bel po' perché ho un canale di YouTube, è un annetto che ci sono, quindi ho tipo un 250 video su per giù. E niente, quindi se non siete iscritti su YouTube vi potete sbizzarrire un po' a vedere un po' l'editing che ho fatto, altrimenti potete benissimo venire su Twitch se non ci siete già e assistere alle live. Comunque ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, mi fa piacere sempre parlare con voi e mi fa piacere anche ricevere consigli, perché fortunatamente ci sono sempre giocatori più esperti di me che mi possono consigliare, ben vengano. E ci vediamo domani. Buonanotte a tutti ragazzi, grazie per la compagnia, ciao.